Restiamo in Alti Arpini, restiamo in tema di sanità. Urge un intervento istituzionale per salvare la famiglia Addai. È da più di 2 anni che Addai Kakou, operaio ghanese, a causa di un tragico incidente sul lavoro, si trova in uno stato di coma neurovegetativo presso l'ospedale di Bisaccia. E quanto denuncia l'onorevole Marco Pugliese, che afferma: innanzitutto vorrei ringraziare i volontari che si stanno impegnando in una raccolta fondi per consentire alla famiglia di Addai, composta dalla moglie e da 4 figli, di partire dal Ghana per raggiungere il proprio congiunto. Rivolgo poi un sincero plauso alla competenza e professionalità del personale medico e sanitario del Di Guglielmo, che da più di 2 anni cura con solerzia l'operaio. A questo punto però occorre un forte intervento delle istituzioni, non solo per ottenere assicurazioni sulla prosecuzione delle cure e delle terapie che dovranno essere garantite all'operaio, ma soprattutto per riconoscere e premiare le strutture d'eccellenza come quella di Bisaccia, che in questa occasione si è messa in luce anche per il forte spirito di solidarietà. Ci troviamo di fronte ad un nuovo caso Englaro, con la differenza, conclude Pugliese, che Addai da più di 2 anni, per motivi burocratici ed economici, è separato dalla sua famiglia.